Ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G e oggi parliamo di questo. Questo qui è un microfono che mi è stato mandato da FiFine per una recensione. È l'AmpliGame, un microfono USB a condensatore con pattern cardioide unidirezionale che promette di essere un ottimo best buy per chi vuole fare streaming, podcast, chi vuole comunque fare del contenuto sull'internet e non vuole spendere tanto per un microfono che abbia davvero tanta qualità. Vi dico che fondamentalmente il prezzo del microfono si aggira intorno ai 50 euro e 50 euro per tutto questo, oltretutto ci sono i LED, è un prezzo decisamente stracciato. Tra poco avremo modo di vedere i test, più che altro di ascoltare i test che ho fatto con questo microfono, e soprattutto avrete modo di capire cosa io intenda quando dico che questo microfono potrebbe essere veramente il best buy per chi vuole cominciare a fare del content su internet. Vi dico che all'occhio innanzitutto il microfono è molto carino. A me questo stile così piace davvero tanto. Qui c'è un filter thread da 5.8, quindi vi servirà un adattatore se volete montarlo su delle aste che hanno un piolo molto più piccolo. Il problema di questo microfono è che ha un corpo estremamente leggero, fatto di polimeri di plastica. Alla fine si tratta di plastica, plastica molto bella al tatto, molto resistente, anche perché se ci picchiettate vicino non si graffia, non si sporca, a me è anche caduto e comunque è ancora intero. C'è un solo problema: è molto leggero, siamo circa sui 100 grammi di peso con tutto lo shock mount, e se avete un'asta che deve sorreggere microfoni molto pesanti, per esempio la mia asta della Blue che sorregge uno Shure SM7B, non riuscirete a bilanciare questo microfono. Le aste invece, quelle classiche da 15-20 euro, riescono tranquillamente a tenere questo microfono. Ma se non volete utilizzare un'asta, all'interno della confezione trovate il cavo che vi permette di collegarlo al PC USB USB-C e trovate soprattutto un comodissimo treppiedi con i piedini gommati, che appunto non permetterà al microfono di scappare. Ebbene sì, perché io sono cattivo e tendo di scappare ogni volta che posso. C'è un praticissimo bottone capacitivo qui per mutare il microfono. Quando i LED sono spenti significa che il microfono è mutato, quando sono accesi il microfono è attivo, e sotto c'è la rotellina del gain. La rotellina del gain è bella fluida, vi permette di regolare molto precisamente il gain del microfono, e tutti i test che ascolterete tra poco sono registrati con il 50% di gain attivo. Che cosa vi voglio dire? Ve lo dirò dopo i test che avrete ascoltato. Mi raccomando, aprite bene le orecchie e prestate attenzione. Ma perché non fare qualche prova con questo fantastico microfono? Adesso farò una serie di test così per farvi capire quale sia la qualità effettiva della capsula di questo microfono, che, come ho detto prima, ha gli RGB. E anche a luce spenta, come potete vedere, non sono affatto male, anzi non distraggono, non danno fastidio agli occhi, sono davvero carini. Ma partiamo con i test. Il primo test che farò è con il gain al 50%, che sarà mantenuto per tutto il resto dei test, e faccio una prova come se stessi parlando in un podcast, quindi più o meno molto vicino al microfono, con un tono di voce normale, senza voler andare a esaltare nessuna frequenza. Il secondo test che faccio è quello a cui sono a una spanna dal microfono, quindi circa 20 centimetri più o meno, per capire come si sente il microfono anche se non parlo direttamente dentro la capsula. Il secondo test che faccio è circa due spanne di distanza, quindi più o meno 50 centimetri, per capire come il microfono capti il suono della mia voce. Sto parlando direttamente nella capsula, ma non vicinissimo, ma soprattutto come riesca a captare il suono di tutto l'ambiente circostante. Faccio adesso un po' di test di rumore bianco con il gain sempre al 50%. Adesso vediamo un attimo come si comporta il microfono quando ci parlo di lato, prima alla mia destra e poi alla mia sinistra. Ora vediamo un po' come si comporta il microfono quando parlo da dietro, e facciamo poi il test della tastiera, appunto. Io al momento
sto giocando e sto pigiando sulla mia tastiera meccanica che ha degli Switch Cherry MX Red, quindi non sono tra i più silenziosi. Da quello che vedo da Audacity sembra essere abbastanza refrattario ai rumori non provenienti da una persona, ecco. Adesso provo l'effetto di prossimità. Sto parlando direttamente attaccato al pop filter del microfono e lasciate che vi dica, il fatto che un pop filter sia incluso in un microfono che costi circa 50 euro è qualcosa di spettacolare. Faccio una prova anche senza pop filter per testare l'effetto di prossimità del microfono. Sono sicuro che sentirete molte più tra esplosive e sibilanti senza questo bellissimo pop filter con la faccina sorridente. Guardate quanto è contento di prendere i vostri sputi. Il prossimo test che farò è quello di picchiettare sull'asta per vedere quanto il microfono sia refrattario ad alcune frequenze. Io sto picchiettando abbastanza forte, come potete vedere, e diamo anche qualche colpo sulla scrivania per vedere quanto riesca a resistere. Ovviamente è vero che dalla confezione esce incluso un piccolo treppiedi, ma io consiglio sempre di utilizzare un'asta per i vostri microfoni, sia per praticità, sia perché un'asta riesce meglio a non far captare alcune vibrazioni, colpi alla scrivania e magari pad distrutti male, ecco. Come già detto, questo è un microfono a condensatore. Il pregio dei microfoni a condensatore è che riescono a captare la voce in maniera molto più naturale rispetto a un microfono dinamico. E specialmente questo microfono, essendo un microfono USB, quindi con una scheda audio interna, ha già un'equalizzazione fatta di fabbrica. Sinceramente parlando, io adoro la qualità che voi ricevete da questo microfono appena tirato fuori dalla scatola. Io non ho alcun bisogno di fare equalizzazione, di mettere effetti in post-produzione, e adesso facciamo anche il test della chitarra per capire come potrebbe essere utilizzato per registrare della musica. Avete ascoltato i test, avete benissimo sentito e capito la qualità di questo microfono. Per 50 euro e, piccolo spoiler, in descrizione c'è un link affiliato mandato direttamente da FiFine con uno sconto che potete applicare al microfono, andrete letteralmente a risparmiare qualcosina su un prezzo già enormemente conveniente. Io lo dico qui e lo ripeterò fino alla fine, questo è il microfono che porterei con me nel caso in cui sapessi di dover viaggiare leggerissimo e avere magari un portatile e dovessi fare una diretta sia su Twitch o comunque su YouTube, perché come vedete, come avete sentito più che altro, la qualità in questo microfono è davvero 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 tanta. Se dovessi trovare una nota negativa nel microfono, semplicemente essendo appunto un microfono USB, ha già una scheda audio interna con un'equalizzazione preimpostata e sentite che il tutto ha un'impronta verso le frequenze alte. Benissimo, è una cosa che capisco perfettamente, perché le frequenze basse sono di solito le frequenze che provengono o dalle ventole del vostro PC o magari da un ventilatore o magari da un condizionatore acceso, ed essendo questo un microfono impostato per i podcast, per lo streaming o semplicemente per chi vuole parlare su Discord con gli amici,
Credo che sia una scelta fatta decisamente in maniera oculata e che non è un vero e proprio difetto, anzi è qualcosa che ho apprezzato e che, vi ripeto, potrebbe tornare molto molto utile in un setup run and gun, magari da streaming, fatto al volo. Per cui fatemi sapere cosa ne pensate di questo microfono. Vi ricordo che in descrizione c'è un link affiliato con uno sconto se volete acquistare il microfono direttamente dopo aver visto il video, perché porca miseria, come altro posso convincervi? Fidatevi, è un microfono che comprerei io stesso se ne avessi la possibilità in questo momento, se non avessi già 2 o 3 microfoni per casa. Grazie mille per aver guardato il video, ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Mi raccomando, mi piace, iscrizione, campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao belli. Ciao. No, ho sbagliato. Ciao.